Già salito in cattedra, scusi Lorenzo. Lorenzo? Marsaglia. Lorenzo Marsaglia, professione? Tuffatore. Ammazza, oh, da quanto? Va, da un'undicina d'anni. No, non da quanto, da quanti metri? Intendiamo? Da un metro e da 3 metri. Allora, senti, tu sei marina militare e ovviamente, lo dice il bel simbolo che tu hai lì e anche dietro, perché ci troviamo al circolo canottieri Aniene. All'acqua Aniene. All'acqua Aniene, sì. Perdonami, non ho l'abitudine. Comunque, detto questo, tu sei, mi dicono le cronache qua dentro, un talentuosissimo. Ma i risultati, insomma, sono già importanti, no? Me li vuoi raccontare? A livello italiano, da 1 o 2 anni, un po' di vittorie finali. E dall'anno scorso partecipato agli europei nel sincro. Senti, a Budapest nel 2011 tu facesti un undicesimo? 2011? Sì, scusami. L'anno scorso? Sono un po' fusi. Perché ho detto 2011? Non lo so. 2017, bravo. Undicesimo posto. Ecco, quindi vedi che ero... sincro. Quindi ti ho seguito. Senti, tu preferisci il trampolino a 3 metri, no? Il trampolino a 3 metri, sì, che è anche specialità olimpica. Perché tu punterai... a Tokyo. Bravo. Ovviamente. Oh, giustamente. Qualcuno che mi dice c'ho l'obiettivo bello, chiaro e funzionale. Piattaforma no? Piattaforma no, un problema di vertigini. Non si può sentire da un tuffatore, ma... No, non si può sentire. Cioè, io penso... Allora, se tu magari in un futuro pensassi di fare i tuffi alle grandi altezze, proprio... No. Non se ne parla proprio. No, lì proprio bisogna farti un... No, adesso ci stiamo allenando questi mesi con Alessandro De Rose. Ah, sì, il grande Alessandro, amico di Swim Biz. Amico di Swim Biz, intervistato con quello splendido... con quella splendida medaglia che ha vinto a Budapest. A Budapest. Però dal trampolino con Alessandro. No, adesso si sta allenando facendo le partenze sempre per i 27 metri. 27 metri. Sembra... Fa le partenze da 10 metri. Che... Ma tu non hai mai provato il piattaforma, no? Così tanto per... Piattaforma da piccolo, da 5 metri, sì. Piattaformino, ecco. Sì. Ma da 10 non hai mai fatto un tuffo in vita tua? Sì, tuffi facili. Sì. Ah, quindi quella è bomba? Sì. No, sì. Si può fare tuffo a bomba? Può fare anche male il tuffo a bomba. Direi. Ma non solo a bomba, perché se entri a pennello col piede un po' messo così, mi pare che... Tu integro fisicamente, botte ne hai prese fino a... No, tanto dai 3 metri. Botte... Anche da 3 metri la velocità non è poca. Comunque i lividi... Senti, e noi lo pubblicheremo. L'altro giorno tu hai fatto in allenamento una prima per te assoluta, no? Doppio e mezzo avanti con 3 avvitamenti, sì, lo so. Doppio e mezzo avanti con 3 avvitamenti, che è lunghissimo a dirsi, ma dura un attimo. È lungo anche a farsi. È lungo anche a farsi, non è... però è una cosa simpatica, carina. Sì, è penso uno dei tuffi più difficili che si fanno da 3 metri, e lo sto iniziando a preparare... Adesso in vista di Coppa del Mondo, i primi di giugno. Coppa del Mondo dove sarà? Tanto a Wuhan, così. In Cina. A Wuhan in Cina, tutti in Cina si fanno, ma sti cinesi sono sempre così... Sempre fortissimi. Sempre quasi, come dire... I numeri sono dalla loro parte. Però, è a noi che ci manca, scusa, no, capito? L'altezza ce l'abbiamo, ci va l'altezza nel tuffo? Sì, vabbè, una cosina media, insomma. Non è determinante. Non è determinante, anzi. Potrebbe creare qualche problemone, insomma. Esatto. Senti, quindi Coppa del Mondo, dopo la Coppa del Mondo ci sono gli europei, no? Ci sono gli europei a Glasgow. Anche tu, ci vediamo lì. Questa volta ancora le qualificazioni non sono... Ah, giusto, scusami, perdonami. Non sono finite, ma... Beh, penso che, insomma, cioè... no? L'impegno c'è, sì. La voglia c'è. I risultati adesso sono stati buoni, quindi... Senti, Lorenzo, ci vuoi raccontare un po' di te? Tu sei romano? Romano di Roma. Romano di Roma. Romano di Roma. E tifi là? Là, a Magica. A Magica. No, uno potrebbe anche di fare altre robe. No, però insomma, tu sei romano e romanista, insomma quest'anno... Romano e romanista, sì. Quest'anno è andata bene? Beh, direi di sì, no? Abbastanza. Poteva andare meglio, ma i miracoli sono sempre... Ti saresti fatto anche tu un bagno nella fontana, come certamente. Ha fatto il presidente Pallotta. Ah, l'hai fatto? Magari no, l'idea no, c'era però. L'idea c'era. Però magari con un... Fontana, in piscina. Un po' più di classe in più. Senti, ci vediamo molto probabilmente a Glasgow. Molto probabilmente.
e ci facciamo molto probabilmente un bel salotto acquatico, così racconteremo insomma ottimo uno dei tuffatori che insomma più talentuosi, lo grazie. Dico io, come si dice, alla prossima con Swim Beats. Bravo, ciao, grazie, ciao a tutti.